Inchieste giudiziarie e processi in corso, perizie sui viadotti e manutenzione mancata, costi dei pedaggi alle stelle e nessuna risposta. La bufera su Strada dei Parchi S.p.A. mette in allarme i territori attraversati dalle A24 e A25. Questa mattina sindaci e parlamentari sono tornati a presidiare i caselli autostradali. Manifestazioni simultanee in 12 caselli tra Lazio e Abruzzo per chiedere sicurezza sulle infrastrutture e scongiurare l'aumento dei costi di percorrenza. Siamo qui per dire no agli aumenti e sì alla messa in sicurezza di autostrade che necessitano di lavori urgenti, perché in questo modo queste autostrade sono difficilmente percorribili. Una battaglia politica trasversale. Il ministro dei trasporti Enrico Giovannini è stato sollecitato dai diversi schieramenti parlamentari a riferire in aula e ora si attendono soluzioni prima del rincaro del 34% che scatterà dal 1 luglio. Inoltre, nella bozza del piano economico finanziario, redatta dal commissario nominato ad hoc, sono previsti alla voce entrate aumenti del 375% entro il 2030. Sono aspetti un poco inquietanti, me ne assumo la responsabilità di questa parola, perché va chiarito immediatamente e da quando si è insediato il presidente Marsili c'è una lunga e una fitta corrispondenza con il Ministero dei Trasporti e con i vari ministri che si sono avvicendati nel corso del tempo. Però non c'è una risposta. L'Abruzzo così rischia di ritrovarsi isolato, scontando un gap infrastrutturale con le altre regioni. L'autostrada infatti è l'unico efficace collegamento con la capitale e il rincaro dei costi di percorrenza è destinato a ripercuotersi su trasporto merci, pendolari e turisti, mandando a monte gli sforzi della giunta regionale volti a potenziare il traffico est-ovest. Questa arteria oggi è l'unica e deve essere garantita al pari delle altre, così come è stato fino a qualche anno fa. E inoltre si sta lavorando, come hai detto lei bene, sul discorso del raddoppio ferroviario, sul discorso di incidere in maniera importante sui percorsi da Pescara a Roma, perché non è possibile che oggi un treno da Pescara a Roma impieghi 5 ore, quando con la macchina tu la fai in un'ora e un'ora e mezza. È prevista per il 7 maggio una nuova manifestazione, ma questa volta a Roma, davanti al Ministero. Se non dovessero giungere rapide soluzioni, la nazionalizzazione delle autostrade è una questione che Fratelli d'Italia potrebbe considerare seriamente? Sicuramente sì.